screening cardiovascolare gratuito il 14 dicembre dalle 10 alle 17 a Termoli in Piazza Monumento per la giornata del cardiopatico. Torno il secondo appuntamento dedicato ai malati di cuore, istituito lo scorso anno dal presidente dell'associazione Cuore Molisano, liberato De Felice, artefice dello sciopero della fame, per cercare di salvare il reparto di cardiologia ed emodinamica dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Tante sono le novità introdotte per questa seconda giornata del cardiopatico, presentata questa mattina presso il ristorante La Quercia a Termoli. L'evento sarà patrocinato dal Ministero della Salute, vi parteciperà anche la Misericordia. E ad arricchire la giornata del 14 dicembre ci sarà anche il sottosegretario Sabrina De Camillis. Il tutto si svolgerà in Piazza Monumento, dove sarà possibile effettuare uno screening cardiovascolare gratuito per tutti i cittadini che vorranno sottoporsi al controllo della pressione, del colesterolo e della glicemia, riconosciuti come principali fattori di rischio cardiovascolare. Verrà poi eseguita da diversi professionisti del settore una dimostrazione riguardante le manovre da imparare per contribuire a ridurre i casi di morte improvvisa. È importante infatti sapere come soccorrere la vittima di un arresto cardiaco per aumentare le possibilità di sopravvivenza. Alle 10 invece presso il cinema Sant'Antonio si svolgerà il seminario dibattito sulle cardiopatie e complicanze. Interverranno all'evento illustri professionisti del settore. Dopo gli assenteisti, ora sembra che all'ASREM il problema sia quello relativo alla scarsa trasparenza e all'illegalità. Ebbene sì, è questo quanto emerso da un dossier realizzato dall'associazione antimafia Libera e il gruppo Abele, la onlus torinese di Don Luigi Ciotti, che per 2 mesi hanno monitorato le 143 aziende sanitarie locali. In Italia esiste una legge volta a regolare la repressione della corruzione e detta le norme per l'attuazione della legalità. Uno degli obblighi che la legge prescrive è quella dell'individuazione in nomina di un responsabile anticorruzione, una figura chiave per aggirare la spartizione truffaldina degli appalti della sanità. Al momento solo nel 56% delle ASL c'è un responsabile, con le percentuali più basse proprio nel nostro Molise, dove addirittura non ne esiste uno. Ed è proprio qui che si insinua il dubbio. Perché il Molise non si adegua alle misure che dovrebbero rendere trasparenti miliardi di euro pubblici?